Ciao a tutti, vorrei leggervi una piccola metafora. Le metafore, innanzitutto terapeutiche, sono delle storie narrate che hanno lo scopo di generare nuovi comportamenti, stimolare emozioni e riflessioni. Sono un connubio perfetto sicuramente tra realtà e fantasia. Comincerei con la lettura di questa breve metafora, legata ai rapporti interpersonali e alla relazione. Si chiama Il responso di Buddha. Un giorno un giovane va dal Buddha per chiarirsi le idee su un tema che gli interessa molto. Dice al Buddha: "Sono convinto che l'uomo sia artefice del suo destino. Tutto dipende dalla sua volontà, dalla sua determinazione, dal suo impegno nell'ottenere ciò che veramente vuole." Buddha risponde: "Hai ragione." Il giovane va via, confortato dal parere del Buddha. Alcuni giorni dopo, un altro giovane si presenta dal Buddha per avere un suo parere circa un tema che lo appassiona. Il giovane dice al Buddha: "Sono fermamente convinto che l'uomo, nonostante la sua volontà, la sua determinazione, il suo impegno, non può sempre e comunque ottenere ciò che vuole. Molto spesso deve fare conti con i capricci del destino, con l'interferenza del caso, con l'opposizione degli astri e degli altri." E Buddha risponde: "Hai ragione." Un giovane monaco, che ha assistito a entrambi i colloqui, si rivolge al Buddha e dice: "Maestro, non capisco. Prima hai dato ragione al giovane che diceva che l'uomo è artefice del suo destino. Poi hai dato ragione al giovane che dice che l'uomo subisce i capricci del destino. Questa è una contraddizione." E Buddha risponde: "Hai ragione." Spero che questa breve metafora vi sia piaciuta. Ci rincontreremo per altre piccole metafore e aneddoti.